Ragazzi, bentrovati su canale. Io sono Magnus. Nell'ultimo episodio ce la siamo cavati abbastanza bene, però in pratica ci hanno promesso che ci avrebbero fatto una tuta nuova. Però poi all'improvviso siamo trovati praticamente in pericolo. Siamo sempre qui su Lego Gli Incredibili. Fortunatamente Edna ci ha Dove tu promesso una sei qui? tuta nuova. E quindi andiamo avanti nella speranza che sia buona. Naturalmente, come al solito, vi invito, come sempre, a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, soprattutto per questa miss di Elastic Girl che fa veramente abbastanza. Ah, ok, giustamente, è zona di Edna. Allora, iniziamo, attenzione qua, vediamo un pochettino, perché se ce lo facciamo così, allora, io penso che posso farmelo così. Ok. Quella, mamma mia, ormai siamo diventati dei campioncini proprio. Vabbè, non esageriamo, che poi dopo, come vi dico sempre, facciamo brutta figura. Ah, la pa. Ah, è ospite. Ok. Vai, Apprezzo Edna. tutto questo, Edna, ma che cosa succede? Vieni, siediti. Bene. Oh, cavolo, che è successo qua? Oh, Cosa? quasi non ci arriva, Va Edna. tutto bene? No, è tutto inadeguato. La semplice competenza sta diventando rara, tesoro. Vieni qui, dobbiamo fare da soli. Oh, mi faceva morire, Non ha un Edna. bell'aspetto. La Fammi doppiatrice è intravedere, bastardo, fantastica. così Che non mi potrai ricordo come sostituire si chiama la Mattia. doppiatrice, quell'attrice francese. Vabbè. Vai, Elastic Girl. Voi ve la ricordate sicuramente, voi siete più bravi su queste cose. Come cavolo si chiama? Scrivetemelo sotto nei commenti. Sennò poi ci penserò per 60 giorni. Ok. Però scusami, se la cosa è di Edna, perché la bassa Elastic Girl? Vabbè. È una batteria questa, Ecco sì. qui, mettila a posto. Grazie per avermi portato qui, Edna, ma devo trovare Bob. Questo progetto mi ha completamente confiscato la vita, tesoro. Mi ha Ok, consumato come solo un lavoro di... Finalmente, che lo show abbia inizio, tesoro. Forza, siediti. queste cose sono bellissime delle tute. Se avete visto il cartone, è fantastico. Quindi, secondo me, qua sarà il massimo. Latte e zucchero? Come vedrai, queste tute sono assolutamente indiscutibili. Eh beh, faccelo vedere, ci perdiamo il più bello però. Beh, tesoro, che cosa ne pensi? Sono lavabili in lavatrice? E vanno nell'asciugatrice? È fondamentale quello, ragazzi. Snag, devo chiederti di restituirmi un favore. Di cosa hai bisogno? Un jet. Cos'hai di molto veloce? Tu, mio caro, sei davvero incredibile! Avevo ragione a idolatrarti, ho sempre saputo che eri un osso duro. Ma approfittarsi di un super ferito? Oh, cavolo! Sono ancora mezzo sconvolto! E poi hai dovuto rovinare tutto. Insomma, visto l'incredibile che chiedi aiuto? Aiuto, aiutatemi! Allora, chi hai contattato? Contattato? Ma di che stai parlando? Manda la registrazione! Controllo dell'isola, India Golf 99 a controllo. Sto volando a vista, passo. Assicurati di toglierli tutti. Tolti, sto bene. Allora riconosci questa voce? Oh, beh, le invierò un salutino. Oh! Violetta! Non è colpa mia, Flash è scappato e io sapevo che avresti incolpato me. Non Ho pensato che si nascondesse sull'aereo. Flash! Tu Tu sei hai detto solo mamma venuta qui nasconde e il tuo qualcosa e noi chiuso in dobbiamo portello scoprire e poi cos'è. sei È incollata. stata la tua Quindi idea? non è Una colpa tua mia. idea al 100%. Un momento, avete lasciato Jack da solo. Eh sì, mamma, io sono stupida. È No, ovvio c'è che c'è la qualcuno, babysitter. Credi mamma. che sia totalmente È irresponsabile? fantastico. Grazie Chi era mille, il ma hai fatto. babysitter? Va bene. Allora, chi avete trovato? Lucius. Porca paletta, ragazzi.
India Golf 99 trasmette sulla frequenza di guardia. Sganciate, ripeto, sganciate! Sganciate, ripeto, sganciate! Violetta, metti un campo di forza intorno all'aereo. Avevi detto che non dobbiamo usare i poteri. So cosa ho detto, ascolta quello che ti dico adesso. I maiali, ci sono sempre maiali. Stiamo giocando, non so se la devo colpire. Ok, potete becchiare le monetine. Ci sono molti rottami. Molti rottami. Vabbè, ma in teoria di essere colpito da enormi rottami. Non dovrebbero. Oh, cavolo. Attenzione, però penso che stia andando bene perché vedo il moltiplicatore che sta aumentando. Mamma, quindi qualche favore, cosa lo... Sì, magari tipo dategli una botta in testa. No? Visto che stiamo per essere spiaccicati come insetti, voglio dirti che sei la sorella migliore del mondo. Addirittura. Ok, in fase di morte si dicono cose assurde. Mamma, sei qui. Flash, guarda, c'è mamma. Ma non si sta muovendo. Secondo me sta... Ah, cioè identificazione incompleta. Il soggetto si muove troppo velocemente. Beh, è un po' inquietante. Aiuta, c'è strana roba a tuo uccello. Ma quindi fammi capire, cioè l'unico intelligente è stato il maiale che si è messo il paracadute. Nessuno di voi, ok. Attenzione. Oh, sta facendo il tuffo a cofanilo. Just in time. Tenetevi forte. Siamo morti. Siamo morti. Siamo sopravvissuti, ma siamo morti. Questo sta fuori. Ma sono vivo. È stato fortissimo. Attenzione. I nostri bagagli non escono mai per primi. Sembra come Lost. Perfetto. Ok, non so quanti ne dobbiamo prendere, però credevi che avremmo avuto il iniziamo già subito a darci da fare, perché qua penso che dovremmo lavorare parecchio, secondo me. Là penso di averne già uno, quindi attenzione. Immagino che sia a dormire con i pesci. No, non l'ho becchiato, penso. Sembra profonda, non riusciremo a trattenere il fiato così a lungo. Ci sono! Usa il campo di forza per creare una bolla e galleggiare fino a giù. Oh, è vero. Allora, aspetta. È proprio una buona idea, Flash. Oh, che bello. Violetta, aspetta, aspetta. Ti dispiace? Oh, va bene, se proprio devo. Ok. Non so a questo punto, ma Violetta può andare anche sott'acqua. Aspetta, un po' se riesco. Vai. Forse il mio potere è la superintelligenza. Ora devo trovarlo, però. Certo non è. Ok, sta qua. L'abbiamo beccato, Vediamo se ne riesco a trovare un altro qua sotto. Aspetta, perché magari... ne riusciamo a beccare anche qualcun altro. Ok, il primo blocchetto mattoncino l'abbiamo becchiato. Mi sa che possiamo anche andarcene sopra. Quanti meno... Oh, sei fantastica. Ok. Quindi in pratica se ci mettiamo di qua... Quante me ne servono? Tre. Lanciati da terra. Ok, vediamo se riesco a trovare qualcun altro di qua. Vuoi andare verso quelli che volevamo ammazzarci? Allora, vediamo qua se riesco a beccare... qualche altra cosa, forse qua, aspetta, vai. Che tu ti fidi di me. Troviamo i pezzi che ci servono per andarcene da qui. Questo non ci serve. Ok, quindi qua mi sa che non ci sta niente. Però è bellissima questa ambienta. Oh, aspetta, voglio vedere un attimo una cosa. Non vorrei che magari se faccio un volo di qua... È divertentissimo. Ok. Ok, andiamo da quest'altra parte che forse è meglio, vai. No, ho sbagliato. Vabbè. Forse qua secondo me c'è qualcosa, vedete? Vai. Penso che sia anche abbastanza grosso.
Allora, e mettiamoci qua, vai. Sta funzionando, funziona davvero. Bravo. Ce l'abbiamo fatta. Però dai. Non è che ho capito, aspetta, Allora, vediamo un po'. Ah, ok, sta là sopra, sta là sopra, Posso semplificarti un po' le cose. Dove sta? Ok, mettiti qua e andiamo. Questa è mia nuva però, aspetta un attimo. Ah, forse così, guarda. Aspetta, Flash sei un po' ingovernabile. Vai, ok. Perfetto. Stiamo a due, me ne serve ancora un altro. Ok. Qua non c'è niente, così pare. Vediamo se riesco a beccarne qualcun altro qua di qua. Non credo che stia là dentro. Allora, scusami un attimo. Sono tutte tue? Vediamo un po'. Ci trasformiamo un attimo. Vedere se riesco a beccare. Valigia del maiale, veramente. Perché un maiale dovrebbe avere una valigia piena di salsicce? Ok, penso che ci sia qualche cosa là sopra. Basta, possiamo concentrarci sull'incarico, per favore, e non sugli asini che volano, grazie. Perfetto, ha ragione mamma, quindi mettiti qua e andiamoci a beccare l'ultimo minikit, Ok, sta qua secondo me. Violetta, vieni qui. Vai, Violetta. Se proprio devo. Che entusiasmo. Lo è? Da questa, che non ti piace andare in giro in mezzo all'altra parte. Ok, sta qua dentro. Rompiamo prima un po' di cose che forse è meglio. E vediamo di capire. Attenzione qua, Allora, io direi di farmi questo così. Ok, no, aspetta. Perché questo qui? Ah, no. Ok. Io direi di farci questo così. Ok. Quest'altro così. Ok, perfetto, vai. A volte sembra difficile, poi dopo uno se ci ragiona un po', ce la facciamo. Comunque, questa ambientazione è stata bellissima, Becchiamoci l'ultimo mattoncino. Andiamo, Adesso attenzione perché siamo tre, quindi dobbiamo essere veloci sul jump, Vai, vai, bello, vai. Bella, scusatemi. Violetta non si trasforma, No, ok. Allora, siete pronti? Siamo pronti, vai! E jump, perché mi dai prima questa porca paletta? Jump, ragazzi, ce la facciamo, vai! Aspetta, non mollate! Ok, ce l'abbiamo fatta! Pensavo che Violetta venisse meno, Non abbiamo una barra? No! Ma mamma diventa un canotto. Super flessibile. Vai. Allora, dammi Elastic Girl. Okay, perfetto, venite ragazzi. Ci siamo. E vai. Ok. Oh, vi ho detto affascinautico. Ah già, giustamente Flash batte i piedi. L'obiettivo è stato distrutto. Oh, ti passerà, vedrai. Ah, viscido. Aia. Sto morendo di sete. C'è un distributore di bibite qui. Non credo. Allora, dobbiamo togliere secondo me il campo magnetico. No, questo mi pare che sicuramente sarà qualcosa con il mini kit. Perfetto. Di qua non so sinceramente se ci può interessare. Vabbè. Dobbiamo vedere come disattivare questa cosa. Ah, perché lei dovrebbe poter passare. Scusami. Fammi capire. Flash, attento! Ok. Violetta, attenta, proteggiti! Ah, che cosa? Guarda, abbiamo già risolto, Non è voglio essere. Ok. Andiamo avanti, che è meglio. Vediamo se posso darti qualcosa di meglio su cui correre. Allora, abbiamo tre cose grazie, qua. Sorellina.
Uno di qua e un altro di qua. Proviamo prima di qua. Perfetto, quindi campo magnetico. Dammi flash. Vieni flash. E posizioniamoci, vai. Vediamo se questo potrebbe... In teoria penso di sì, eh. Ok. Vai. Vai. Allora, qualcuno che sale. Qualcuno che ha il coraggio di salire, vai. Sei solletico. Penso di poter fare qualcosa con questi pezzi di... Sì, ah, sì. Ah, già. Ah, no, questo mi serve per... Ok. Non so se questo sarà stato quello che ci serve. Comunque, io l'ho distrutto. Ora facciamo così, che forse è meglio. Flash, visto che sei tu qua, monta dall'altra parte e vediamo. Ehi, Violetta, mi aiuti a creare una pista? Sì, guardo in giro, ci sarà qualcosa, no, aspetta, che possiamo usare. Aspetta, sembrava di no. Ok. Smettetela di litigare, non è il momento. Ok, questi qua li abbiamo assimilati, penso. Perfetto. Ce ne mancava ancora un altro che sta di qua. Ok, li abbiamo assimilati tutti quanti, quindi così dovrebbe andare, vai. Sapevo che questi uccelli erano strani. Ci mancava un pezzo. Scusami, mamma. Ragazzi, attenzione. Ok, così dovremmo farcela, penso, vai. Attenzione, 3, 2, 1. Okay. Fino a lassù? Oh, sei così fastidioso. Arriviamo, vai. No, è stato niente. Venite, venite. Ho fatto strada. Mi trova divertente. In che senso? Voi ragazzi, allora, qua c'è un una... per... Allora, vediamo un po'. No, oh, ha ragione, scusami, ha ragione, non l'avevo visto. Vediamo un po' se ce la faccio. Ciao. Ok. E ho sentito un brutto rumore, ti dico la verità, eh. No, voglio capire un attimo una cosa, che qua c'è. Che è questo? Ok. Vai, vai! In teoria dovremmo poter passare, vai. Dai ragazzi, forza, eh. Rapidi, eh. Molto rapidi, eh. Ok. Possiamo cambiare, vai. Io farei andare avanti Elastic Girl. Anche se là c'è un campo di forza, quindi in teoria... Ok. Allora, dammi un attimo Violetta, vai Viola, vai. Fatti sto campo. Un condotto da reazione. Devo entrarci e scoprire dove siamo. Aspetta, Violetta, che mo togliamo un attimo il campo. Già fatto, mamma, già fatto. Aspetta, se... Forse è una navicella aliena. No, non credo. Poi, attenzione a questa ci mangia. Papà è stato rapito, come nei film. Oh, iniziamo. Ok, sta giù la leva, penso. Non ho capito dove cavolo... Aspetta, eh. Vai. Scusa, ma non sarebbe stato meglio fare un altro percorso? Perché... È il capo! No, peggio. È una madre arrabbiata. Ok. Vai. Bello, ok. Provo. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo abbassare la... Ma che è sto coso qua dentro? Non si capisce... Ma quanto è lunga la Sick Girl? Passaggio libero, possiamo entrare. Prego ragazzi. Vai Flash, schiazza tutto. Ok. Perfetto. Io penso che sia qua quello che devo costruire. Infatti. Ok, iniziamo già da subito, perché sennò qua... Questo sembra un fuochi d'artificio, eh. Mi sa proprio di sì. No. Forse l'hanno risparmiato sulla luce. Aspetta un attimo, perché non è che ho capito bene. Allora, non mi è molto chiara la cosa, però... Allora, non è che... Ah, ok, ok, ok. Non capisco perché a volte mi dimentico questa cosa di flash. Manettine sono nostre. Ok. Andiamo sopra, vai.
Attenzione perché Flash la vedo carico, eh. Oh cavolo, qua dobbiamo scappare. Qua dobbiamo scappare, già lo so. Lo so. Ah no, ok. Ah, avevo visto. Vabbè raga. Ti prego, fai attenzione, Flash. Hai solo 10 anni. Ah, capirai, è una potenza. Ma pure Violetta aveva una scherza, quando fa il campo magnetico. Aspetta che noi stiamo montando. Aia. Le vostre vite perché sono in pericolo, Flash. Non è affatto forte. Ancora. Aspetta. Perfetto. Andiamo avanti, cosa andiamo avanti. Quelle cose? Non lo so, Violetta. Fa attenzione. Ok. Vado di qua, eh. Ah, di qua dentro dobbiamo andare. Va bene. Persino per me è impossibile. Cosa facciamo, mamma? Proprio come prima, tesoro, lavoreremo insieme. Aspetta, allora, forse facciamo così, guarda. Forse con Flash ce la facciamo, vai, ok. Bravo Flash, vai. Siamo dentro, quindi. Oh, comunque è bellissima l'ambientazione che hanno creato, più bella degli altri. Vai. In che cosa si è cacciato vostro padre? Lo distruggiamo prima. Qualcuno potrebbe vedere. Ok. Il primo l'abbiamo già rotto, te lo voglio dire. Adesso ne abbiamo anche il secondo. È caduta veramente. Ma non so. La monorotaia è caduta. Porca paletta. Allora. Qualcuno che monti un attimo. Sì, ci stanno anche attaccando. Aspetta. Vai. Perfetto, addio ragazzi, siete morti. Allora, mi serve Elastic Girl. Quanti serpenti che ci stanno qua sotto, che schifo. Mongolfiera. Marshmallow. Credo che vostro padre sia nei guai. Se non l'avessi notato, mamma, neanche noi siamo messi troppo bene. Vado a cercarlo. E lascio il comando a te finché non torno, Violetta. Cosa? L'hai sentita? State nascosti. Qui sarete al sicuro. Io torno domattina. Non è una cosa buona questa. Ma quanto è lunga la Sick Girl? Sono vivi? Sì, e mi dispiace, Mister Incredibile. Ho capito adesso che sindrome... Perciò andavano al gioielliere. Caio. Zinnona Rider. Chiave vocale errata. Aspetta un momento. Siamo nei guai. Ah, ok, sono. No. Sembra un po' tipo la biosfera quella di Lego Jurassic World. No, Lego Jurassic World, Lego Jurassic Park. Non lo so, ma non penso che ci stia aiutando a fuggire. No, neanche io. Flash, sta attento, sta mirando a noi. No, ma anche no. Prendi questo. Ok, fuori uno. Ma non penso fosse solo. Che figata. Dietro di noi, attento.
Ok. Oh. Ci è mancato poco. Ma qualche se bravura, ragazza, eh. Questa è in mano all'arte. Ma in realtà non è così. Grazie. Possiamo farcela, Flash. Ok, salta. Tranquillo, Flash. Concentrati. Facciamo tutto noi. Quanti ne sono? Basta, ho finito. Anche ora. Penso che si stia preparando ad attaccare. Ma va. Violetta, stai bene? Sì, prova a toglierti di mezzo la prossima volta. Ok. Oh, ci ha beccato una volta. Però fortunatamente siamo riusciti a scansare. Ancora. Fregato anche questo. Ci è mancato poco. Sì, un po' meno vicino la prossima volta. Ah, so due. Riparati a saltare. Bene, salterò perché voglio farlo, non perché me lo hai detto tu. Flash, già fatto. Se non vogliamo essere colpiti, devi saltare. Infatti è quello che abbiamo già fatto comunque. Cioè, ci hanno attaccati in 60.000 e poi con mezzo tronco siamo caduti. Ancora? Dietro di noi! Ma va! E basta. Non posso seminarlo! Ci non mi vedo più! Abbiamo fatto un salto tremendo! Ma questo ci sta attaccando? Ok! Io sono fantastico! Non mi prendi? Non lo so, sinceramente! Ecco! Altro da farci distruggere! Ma avete visto come cavolo ci pieghiamo? Ecco! Vabbè, quindi basta passare in mezzo ai tronchi. Da Flash. No, Flash, questo è culo. Passi in mezzo alle cose, è normale che non ti beccano. Ah, è morto sto cavolo di pappagallo. Di nuovo quel ancora. Pappagallo. Basta! Fastidioso roba tuccello! Colerai a picco! È in cima alla nave! Come ci arriviamo? Aspetta, che appena becco un passaggio lo freghiamo. Dai, dove sta il passaggio? Prendi questo. Ok. Cervello di gallina. A quanto pare ne vuole ancora. Dobbiamo beccarlo ancora un'altra volta, mi sa. Ok. Aspetta. In che senso? Bing! Addio ragazzi! Ragazzi, state bene! Eravamo così preoccupati! Temevo di non vedervi più! Oh, siete sani e salvi! Wow, ehi, time out! Ma quanti supereroi! Ho vinto una confezione farmato famiglia! Oh, è troppo bello! È andato completamente il coso. Oltre le apparenze! Chiavolo! Abbiamo fatto un volo esagerato! Monetine ne ho beccate tantissime qua, soprattutto in fase di volo siamo andati bene. Mini kit, forse uno, no, manca uno, ok. Personaggi. Edna Mood, ma non l'avevamo già sbloccato? No, forse avevo sbloccato qualcuno che non mi ricordavo. Vabbè, fa niente. Storia continua, e certamente. Andiamo, dovete ammettere che è fantastico! Proprio come in un film. Il robot arriva imponente e distrugge tutto. E proprio quando ogni speranza è perduta, Sindrome risolve la situazione! E così avresti ucciso dei veri supereroi pur di sentirti tu un eroe? Oh, io sono vero, tanto vero che ho sconfitto te! Mi dispiace. È colpa mia. Sono stato un pessimo padre. Non vedevo ciò che avevo, così ossessionato dall'essere sottovalutato che ho sottovalutato tutti voi. Bene, credo che papà abbia fatto enormi progressi oggi, ma credo anche che sia arrivato il momento di finirla qui. Oh no, mi dispiace, aspetta! Violetta!
Ops. Diciamo che l'ha fatta apposta. Dobbiamo tornare all'isola. Ho visto un hangar quando sono arrivata. Dritto di qua, mi pare. Porca paletta. Mi sa che la situazione si fa abbastanza complicata. Però c'è un però. Siamo in quattro, come all'inizio. Vabbè, naturalmente come al solito vi invito a mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.